Buonasera a tutti, siamo in diretta dal villaggio WISP dove si sono appena concluse le operazioni di accredito per le società che domani parteciperanno al campionato nazionale estivo giovani WISP. Sono qui con Marco Raspa, coordinatore del settore di attività nuoto nazionale WISP, proprio per capire, per chiederti quali sono le aspettative in termini di partecipazione per questo campionato. Intanto buonasera a tutti, le aspettative sono delle aspettative alte perché rispetto all'anno scorso abbiamo un incremento importante numerico di iscritti, quest'anno siamo a oltre 3.200 iscritti con 1.200 staffette in partenza, quindi un'edizione importante questa 56esima edizione dei campionati nazionali di nuoto WISP. Sicuramente partiamo con dei buoni presupposti, è ovvio che la macchina organizzativa è una macchina organizzativa importante perché abbiamo oltre 60 volontari per cercare di mantenere nelle tempistiche tutto quanto il corretto funzionamento della manifestazione. Io so che ci sono state delle importanti novità o comunque cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti. Esatto, anche per l'esigenza di quello che erano le società abbiamo reinserito all'interno di questi campionati anche tutta la parte dei categoria ragazzi, junior e assoluti che l'anno scorso partecipavano nei campionati master per far sì di dare un pochettino più lustro a questa manifestazione. I numeri sono importanti, anche questa scelta ci ha dato ragione rispetto agli ultimi anni, tant'è che i categoria e gli esordienti A gareggeranno nella vasca esterna, quindi su 50 metri, e mentre i piccolini C, B e giovanissimi in vasca interna in 25. Anche questo sicuramente è stato un miglioramento per le categorie più piccole che gareggeranno su una vasca da 25 metri, ma diamo anche importanza agli esordienti e categoria che gareggeranno fuori con le piastre e quindi con un cronometraggio automatico. Io ringrazio Marco Raspa per la disponibilità e ci vediamo domani a bordo vasca. A domani, grazie.